Il capo dello Stato è in visita di congedo da Papa Francesco, che dice grazie per la testimonianza. Mattarella, fondamentale il suo appello per la pace. Al Consiglio europeo di Bruxelles, Draghi difende le restrizioni sui viaggi in Italia per i non vaccinati, limitazioni anche in altri paesi, la UE cerca una posizione comune. Al via le nuove norme per chi arriva dall'estero, Speranza, misure decise per la sicurezza del paese, Brusaferro avanti con terza dose, primo giorno per le vaccinazioni ai bambini. Sciopero generale di CGIL UIL contro la legge di bilancio, non fa abbastanza, accusano per precari e redditi bassi, troppa distanza tra politica e paese reale. Ville di lusso e hotel a 5 stelle, in Sicilia ha sequestrato un tesoro immobiliare a un imprenditore in odore di mafia che ha intascato anche fondi per le aziende in difficoltà. Buongiorno dal TG3. Questa mattina il presidente Mattarella è andato in visita da Papa Francesco in un colloquio in vista della fine del settennato, in cui il Santo Padre ha ringraziato il capo dello Stato per la sua testimonianza. Vediamolo con Rita Cavallo.